Ciao bambini, ciao bambine. Oggi vi presento un bellissimo albo illustrato che si intitola Il colore dei sogni di Alice Brier Hackett e Judith Geifer, edito da Jaka Book. Si tratta di un albo illustrato che fa parte della collana Ponte delle Arti, storie per entrare nell'arte, per introdurre ai bambini l'arte, il suo mondo e i suoi protagonisti. In questo caso, Il colore dei sogni è dedicato al Botticelli. Vi leggo l'inizio. Sandro continua a girarsi nel letto. Non vuole saperne di dormire. Meglio scendere giù in bottega. Le sue tele sono tutte là, sistemate con cura. Quanti quadri gli sono stati commissionati. È riuscito a realizzarli tutti. È andato persino a dipingere a Roma per il Papa. Ma questa volta no, questa volta non può farcela. Eppure in un modo o nell'altro deve riuscirci. È la grande famiglia dei Medici, i signori di Firenze, ad avergli affidato l'incarico. Non può permettersi di deluderli, ma francamente che strana idea hanno avuto. Gli hanno chiesto di dipingere la bellezza. Ma che cos'è la bellezza? Sandro chiude gli occhi per pensarci meglio. Se fosse un profumo, sarebbe quello delle rose del suo giardino. Pallide, selvatiche, delicate. Una pioggia di rose, ecco cosa sarebbe bello. Ma se fosse una canzone, senza dubbio sarebbe il fruscio degli alberi, quando le foglie scintillano come piccole onde e diffondono sul paesaggio pagliuzze di sole. Oppure potrebbe essere una carezza, quella delle onde e dei loro baci salati. Sandro ricorda le sue estati da bambino passate dalla nonna, quando con i suoi tre fratelli andava a pescare le perle. «Ce l'hai quasi fatta! Ce l'hai quasi fatta!» I suoi fratelli lo incoraggiavano sempre. Ma Sandro non ci riusciva mai. Doveva riempire per bene d'aria i polmoni, nuotare fino in fondo, prendere veloce la perla prima che l'ostrica si richiudesse. Quante volte si era fatto pizzicare le dita e non potendo nemmeno gridare poteva finire male. Sì, per Sandro la bellezza per tanto tempo aveva avuto l'aspetto di una piccola biglia di madreperla. E poi, una volta sulla riva aveva incontrato la bella Simonetta. I suoi denti erano di madreperla, la sua risata dolce come un'onda e le sue guance splendevano come il sale marino. Quel giorno non c'era più quasi che tenesse, doveva riuscirci per forza. Sandro si immerse. La perla era là, così vicina da poterla toccare, a un centimetro appena presa. Si mise a correre sulla spiaggia per donare la perla alla fanciulla. Lei gli sorrise proprio a lui e Sandro si sentì pervaso da un senso di ricchezza. Ecco, questo è il libro dedicato al Botticelli della serie Ponte delle Arti. Si intitola Il colore dei sogni di Alice Brier Hackett e Judith Geifer ed edito da Jaka Book.